Fabrizio Framarini, anche SGL Carbon e anche Lion del Basel qui in questa mattinata di protesta, diciamo così, degli operai della Terni. Sì, non potevamo mancare per due motivi. Il primo ovviamente è quello di solidarizzare con i colleghi, gli amici di AST, e il secondo motivo ovviamente è quello per rappresentare ancora una volta l'esigenza di parlare di queste nostre vertenze chimiche che non hanno trovato ancora soluzioni, in particolar modo quella di Basel da 4 anni, ma anche SGL, insomma, ci dà molte preoccupazioni. L'avvertenza più generale è quella del territorio ternano, ma non dobbiamo lasciarla semplicemente ai confini territoriali. Questa è un'avvertenza, e AST ce lo insegna, che deve essere assolutamente gestita a livello europeo, e con questa sensibilità bisogna portare avanti quelle che sono le istanze di questa parte di Umbria, che è molto produttiva e che quindi non possiamo in nessun modo lasciarsela sfuggire. Ecco, l'obiettivo era quello di dare maggiore visibilità possibile a queste vertenze. Devo dire che è un obiettivo che è stato raggiunto, no? Assolutamente sì, l'obiettivo io credo che sia stato raggiunto. Si parla di 15 km circa di fila. Non era il disagio, diciamo, la cosa principale che si voleva creare oggi, era portare all'occhio dell'opinione pubblica nazionale, credo ci siamo riusciti, queste importanti vertenze. Ci siamo riusciti, grande senso di responsabilità dei lavoratori, siamo riusciti quindi a fare questa importante manifestazione senza nessun incidente, nonostante insomma il livello e l'attenzione sia molto alto. Ecco, io credo che adesso il vostro obiettivo sia quello di farvi sentire anche dal Presidente del Consiglio Renzi, che presto verrà a Terni. Mi pare che i lavoratori della Basel in questo senso si erano già espressi. Sì, assolutamente sì. La soluzione non passa per la visita del Presidente del Consiglio Renzi a Terni, ma è bene che venga a raccogliere in prima persona quelle che sono le istanze di questo territorio. E ovviamente ne faccia poi tesoro, perché questa roba, lo ripeto, va gestita a livello europeo. Grazie Framarini. Prego.